Grazie Presidente. Su questa mozione ci asteniamo per plurimi motivi. Intanto i primi due impegnati sono già praticamente stati discussi ed approvati negli altri ordini del giorno e già nelle intenzioni di questa amministrazione, più volte ribadito, ma soprattutto più volte attuato. Per quanto riguarda l'assegnazione di edifici che fanno parte dei beni immobiliari confiscati alla mafia, anche questo già si sta realizzando perché sono stati recentissimamente aperti i tre centri, due case della semiautonomia e una casa rifugio con i fondi del PON, sono appunto dei beni sottratti alla mafia che sono dedicati a questi centri antiviolenza. Non abbiamo, come già ha rilevato e sottolineato il consigliere Calabrese, nessuna cifra per i call center, anzi ne abbiamo aperto uno recentemente a testaccio e quei 300.000 euro, il consigliere Calabrese non è nella commissione elette, ma quei 300.000 euro è stato certificato dagli uffici competenti in commissione elette ed è a verbale che non sono mai esistiti, si tratta di mero errore materiale. Dopodiché, naturalmente siamo d'accordo, nel chiedere alle, istituzioni sovraordinate un aiuto in direzione antidiscriminatoria e di contrasto alla violenza. Per quanto riguarda la Casa Internazionale delle Donne, le consigliere, di opposizione hanno fatto una richiesta, non ufficiale perché non avevano i numeri per poterla fare, di, convocare una commissione apposita 15 giorni fa, una commissione dedicata alla Casa Internazionale delle Donne. Ritenendo probabilmente che da quando è stata convocata la presidenza del consorzio, perché stiamo parlando di un consorzio di associazioni, forse immaginavano che la presidenza non avesse fatto altro, viceversa ho già spiegato che da regolamento esistente doveva essere da delibera. Delibera che non appartiene a questa amministrazione, ma evidentemente alle amministrazioni precedenti, doveva lavorare sul controllo e il monitoraggio più volte l'anno un organismo di controllo che le amministrazioni precedenti non hanno mai fatto funzionare. Quindi, se oggi ci troviamo in questa situazione, lo dobbiamo alle amministrazioni precedenti che si riempiono la bocca di chiacchiere, ma quando si parla di regolamenti, di azioni, di fatti, si distrae, semplicemente si distrae. Questo è un caso fra gli altri, forse per loro il più eclatante, visto che questa seduta d'aula dedicata al funzionamento dell'amministrazione, dedicate a persone che vivono, lavorano e si danno veramente per questa amministrazione, poi parliamo di un consorzio di associazioni su cui, tra l'altro, sappiamo che le nostre assessore e la nostra sindaca stanno lavorando. Quindi ci asteniamo su questa mozione, su quest'ordine del giorno. Grazie.